e con una cartellina, immaginiamo, densa di appunti, si è appena seduta. Allora, ha inizio la conferenza stampa della sindaca della capitale Virginia Raggi. Allora, viene sistemato il microfono, questione di veramente pochi secondi e si inizia. Sì. No, ci sono. Ecco, incredibile il numero di microfoni sul tavolo della sala della... Tu ne vuoi un po'? Del Campidoglio. Ne vuoi un po'? No. Vediamo se a parlare sarà all'inizio, come sembra, Frongia e non Virginia Raggi. Ancora qualche istante con, come abbiamo detto, una mezz'ora di ritardo rispetto all'inizio previsto per la conferenza stampa, la scelta sì o no alla candidatura di Roma. Eccoci qui, ci siamo. Probabilmente sta cercando... Salve! Eccoci. Allora, innanzitutto grazie di essere qui così numerosi. Vi ringrazio anche per aver aspettato tutto questo tempo. Noi abbiamo preso un impegno, che era quello di rispettare la tregua olimpica e paralimpica, e quindi siamo qui oggi davanti a voi. Magari c'è qualcuno che fa anche partire le slide, forse. Eccoci qui, la nostra posizione. È da irresponsabili dire sì a questa candidatura. È da irresponsabili, l'abbiamo detto con forza in aula Giulio Cesare a giugno del 2015, eravamo in quattro. Lo abbiamo ribadito in campagna elettorale e lo diciamo qui oggi, mantenendo una posizione. Non abbiamo mai cambiato idea, anzi, abbiamo rafforzato la nostra idea sulla base degli ultimi dati. Non ipotechiamo il futuro di Roma e dell'Italia, no, non intendiamo farlo. Con queste Olimpiadi, di fatto, con le Olimpiadi, quello che si chiede è di assumere altri debiti per i romani e per tutti gli italiani. Questo è quello che ci viene chiesto. Noi non ce la sentiamo, sinceramente. Ci si dimentica troppo spesso che i soldi che devono essere investiti sono quelli delle tasse di tutti gli italiani, di tutti i romani. Non solo, ma anche la città dovrebbe continuare a investire con proprie risorse su progetti che sono lontani dagli interessi dei cittadini. Vi ricordo che all'interno della gestione commissariale 1 miliardo di debiti è costituito dalle indennità da esproprio delle Olimpiadi del 1960. Tutti noi romani e tutti gli italiani stiamo ancora pagando quei debiti. Noi non abbiamo nulla contro le Olimpiadi, non abbiamo nulla contro lo sport. Lo sport è parte integrante del nostro programma elettorale, della nostra attività di governo. Il vice sindaco ha una delega che per noi è molto importante, quella allo sport, e sta lavorando molto sugli impianti comunali, che peraltro sono in completa decadenza, sono stati abbandonati. Però
non vogliamo che lo sport sia utilizzato come pretesto per ulteriori colate di cemento sulla città. Questo non lo permetteremo. Vengono fatte tante promesse in occasione di ogni Olimpiade. Ci ricordiamo bene come sono andati i mondiali di nuoto, no? Alla fine siamo pieni di impianti abbandonati, inutilizzabili, che rimangono lì come scheletri e gusci vuoti. Non è questo che debbono essere le Olimpiadi. E per noi non saranno questo. No alle Olimpiadi del mattone. Assolutamente no. Questa è una tabella molto interessante che vi prego di guardare. Di fatto testimonia un flop mondiale, no? È ricavata dalla Oxford University, è uno studio del 2016, nel quale si attesta in maniera molto chiara che rispetto ai costi preventivati, praticamente tutte le Olimpiadi prese in considerazione hanno avuto uno sforamento, quasi tutte di oltre il 50%. Molte addirittura di oltre il 100%. Montreal ha avuto un incremento del 720%. Barcellona del 266%, Atlanta del 151%, Sydney del 90% e passando alle Olimpiadi invernali, Sochi del 289%, Lillehammer del 277%. Le Olimpiadi, in pratica, sono una sorta di assegno in bianco che firmano i paesi ospitanti e le città ospitanti. E tutto questo non lo dice Virginia Raggi, non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo dice l'Università di Oxford in questo studio. In pratica le Olimpiadi sono una sorta di sogno che a un certo punto si trasforma in un incubo. Non abbiamo ancora i dati completi di Rio, ma abbiamo tutti negli occhi le immagini degli abitanti di Rio e non mi sembra fossero molto contenti delle attività preparatorie. Quindi sì, ci piace lo sport, ci piacciono le Olimpiadi, ma non ci piacciono le Olimpiadi del mattone perché di fatto si rivelano un affare per le grandi lobby, per i grandi costruttori. Diversamente sono una grande presa in giro per i cittadini e per le città. Vi dicevo prima del miliardo di debiti che è inserito in gestione commissariale, ci ricordiamo dei mondiali d'Italia 90, abbiamo finito di pagare il mutuo nel 2015. Mondiali d'Italia 90, mutuo nel 2015. Questi sono i tempi. E ancora il mutuo delle Olimpiadi di Torino è in piedi, lo stiamo pagando. Che succede? Dobbiamo tornare alle slide, perché c'è... Esatto, adesso c'è una slide molto interessante che fa vedere come probabilmente deve essere successo qualcosa che ci è sfuggito, perché nel 2012, quando c'era Monti, il debito dell'Italia ammontava a 1928 miliardi, il rapporto debito-PIL era del 127%, la disoccupazione era il 9,3%. Oggi, qualche anno dopo, i dati, i parametri macroeconomici sono peggiorati. Abbiamo un debito da 2.250 miliardi, un rapporto debito-PIL del 132,7%, una disoccupazione all'11,5%. Tuttavia nel 2012, quando Monti disse che non potevamo permetterci le Olimpiadi, quella fu considerata una posizione responsabile. Oggi, a 4 anni di distanza, nonostante i dati macroeconomici siano evidentemente peggiorati, le Olimpiadi sono diventate un affare. E devo dire che anche qui c'è un altro dato interessante. Abbiamo una sorta di pagina con tutti i tweet. Cosa dicevano allora? Schierato a favore della posizione di Monti 4 anni fa. Anzi, ritenevano estremamente coraggiosa e responsabile la scelta del Premier, fondata, razionale, concreta. All'improvviso, in 4 anni, il PD cambia bandiera.
peraltro quando Monti disse no mi sembra che il no alle Olimpiadi fu dibattuto sui giornali per forse 20 minuti. Massimo, tutto forse, compreso. Sì, tutto compreso, compresa la sua dichiarazione. Comunque devo dire che in questa nostra posizione non siamo soli. E soprattutto, come vi dicevo, abbiamo dei precedenti che in qualche modo supportano la nostra tesi. Torino 2006, ci ricordiamo le famose piste di Bob a Cesana che credo siano utilizzate per fare trekking adesso nella migliore delle ipotesi oppure sono completamente abbandonate. Mondiali di nuoto nel 2009 con delle piscine che sono state abbandonate perché costruite con i muri storti, obliqui. E, vabbè, ci ricordiamo poi le vele. Quindi insomma una serie di opere che ancora vediamo a Roma e che ci fanno bene ricordare di quello che sono le promesse e poi quanto si riesce a realizzare, no? Perché dico che non siamo dei folli? Perché la nostra posizione non è isolata, non siamo stati gli unici a ritirarci o comunque a dire no, ad avere una posizione, come dire, contraria. Boston, Amburgo e Madrid hanno espresso una posizione fortemente contraria. I sindaci di queste città hanno detto che non vogliono ipotecare il futuro dei loro cittadini. Ma potete dargli torto? Oggettivamente potete dar loro torto? Visti i numeri che vi abbiamo mostrato. Hanno fatto valutazioni in tutto e per tutto simili alle nostre. Sono degli eventi, sì, importanti, ma che non convengono e non sono sostenibili per le città. E io oggi sono il sindaco della città di Roma e dei romani e la mia valutazione alla luce dei dati che abbiamo, alla luce dei dati di bilancio, è che queste Olimpiadi non siano sostenibili, portino solo ulteriori debiti. Tuttavia, noi siamo propositivi, amiamo lo sport. Amiamo lo sport e vogliamo che lo sport diventi una parte fondamentale della vita dei romani e della vita dei cittadini che abitano in questa città. Vogliamo che la qualità della vita sia migliore, la qualità dell'aria sia migliore, i nostri impianti comunali siano ripristinati. Vogliamo lavorare sul quotidiano, sull'ordinario, vogliamo uscire dalle logiche emergenziali, dalle logiche dei grandi, grandissimi eventi che portano grandi, grandissimi soldi e ancora più grandi debiti, da quello che abbiamo visto. Noi abbiamo un progetto su Roma che è molto più ambizioso di quello delle Olimpiadi del 2024. Vogliamo riqualificare i servizi, vogliamo restituire ai cittadini una città che sia degna delle principali capitali europee. Abbiamo questa ambizione. Chiedete a un romano che cosa può pensare delle Olimpiadi. Ve l'hanno detto al ballottaggio, quando sostanzialmente il PD e Giachetti hanno trasformato il ballottaggio in un referendum sulle Olimpiadi. Quasi il 70% dei romani ha detto no. Quasi il 70% dei romani ha detto no. Chiedete a un disabile che cosa vuol dire girare per Roma tutti i giorni. Le Olimpiadi, lui le fa tutti i giorni. Chiedete ai cittadini che vogliono girare in bicicletta. Chiedete alle persone che devono spostarsi magari con una carrozzina. È una città invivibile. È una città invivibile. Noi dobbiamo concentrarci su questo. I romani ci hanno chiesto di occuparci della città di Roma e noi intendiamo farlo. Non ci servono altre cattedrali nel deserto, altri investimenti che ripagheremo per anni e anni e anni senza trarne alcuna utilità, a dispetto di quello che ogni volta ci viene detto. Questo non ci serve. I romani ce l'hanno detto chiaramente. E allora, oltre a sistemare gli impianti esistenti, noi dobbiamo concentrarci sul futuro. E quindi quello che faremo è
trasformare questi cantieri fatiscenti in occasioni e opportunità di sviluppo per la città. La città del nuoto a breve si trasformerà in una vela della conoscenza grazie a un accordo che stiamo per siglare con l'Università di Tor Vergata. L'impianto di Tre Fontane diventerà un impianto paralimpico. E ancora, gli impianti comunali saranno via via risistemati, renderemo le tariffe di questi impianti più accessibili e avvieremo un'attività di promozione dello sport quotidianamente, tutti i giorni, per tutti i romani e le persone che vivono a Roma. Questo è il nostro impegno sullo sport. Grazie. Ovviamente diamo il via alle domande dei giornalisti, se vogliono prenotarsi. Se devi alzare un po' il volume. Non avevo immaginato dividere per agenzie, quotidiani, se vi prenotate. Buon pomeriggio, sono Claudia Fusani dell'Unità. Abbiamo visto tutte le slide. Io volevo sapere quanto costa a questo punto rifare, ad esempio, lo stadio Flaminio oppure le vele e dove sarà possibile prendere questi soldi? Cioè con quali soldi pensate di fare quello che avete appena detto, cioè di ridare lo sport a tutti e di riqualificare gli impianti? Visto che nel progetto Olimpiadi, se non vado errato, c'era un progetto di riqualificazione per 70 impianti. E poi la seconda domanda, se mi è concessa, come mai non c'è stato l'incontro con il presidente del CONI Malagò? Grazie. Allora, su questa domanda rispondo, sulla seconda rispondo io, sulla prima che è più tecnica, poi lascio la parola invece al vice sindaco. Sulla prima devo dire che io ho avuto modo di incontrare Malagò durante la campagna elettorale e avevamo un appuntamento anche oggi. Purtroppo io ho avuto un contrattempo, ho fatto qualche minuto di ritardo. Dispiace molto che proprio il presidente, nel momento in cui io entravo nel palazzo e ho fatto avvisare che stavo entrando, abbia preferito andare via. Non erano 40. Non si preoccupi che di tempo ce n'era e non erano 40 minuti. La domanda che lei ha posto in realtà è sempre stata posta prima delle Olimpiadi nel 1960
prima dei mondiali del 1990, addirittura in occasione del giubileo, ma soprattutto per i mondiali del nuoto. Ma quanto costa rimettere a posto tutta la città se non facciamo questo nuovo, grande, grandioso, splendido evento che ci darà tanti soldi, tante risorse, grazie alle quali potremo appunto sistemare sia gli impianti sportivi, ma anche la metro, i treni, i tram, autobus, urbanizzazione primaria e secondaria? È sempre la stessa domanda, dal 1955 a oggi che sentiamo, quindi... Gli amministratori hanno irresponsabilmente sempre detto di sì, l'unico modo per garantire l'ordinario è lo straordinario. Ecco, noi responsabilmente, questa volta e per la prima volta, diciamo di no. Elena Polidori del Quotidiano Nazionale, Claudia, fammi parlare. Allora, noi abbiamo proprio in questi giorni completato insieme ai consiglieri, gli assessori, ovviamente la sindaca, un cronoprogramma di interventi che riguarda proprio lo sport, quindi da promozione sportiva e poi la situazione relativa all'impiantistica. Quindi abbiamo trovato una situazione pessima, quindi impianti addirittura già chiusi, altri che stanno cadendo a pezzi. Stiamo valutando impianto per impianto, parliamo già di 162 impianti in questo momento. Stiamo valutando impianto per impianto i fondi disponibili, perché in alcuni casi ci sono già i soldi per intervenire, questa è la buona notizia, la brutta è che per la maggior parte di impianti ancora no. Naturalmente stiamo vedendo anche con l'ANCI e con altri soggetti forme di finanziamento, stiamo valutando un piano di investimenti che trae fondi appunto dalla riduzione degli sprechi, anche di quelli ne abbiamo trovati in abbondanza, naturalmente però ci vuole un piano di rientro serio e ragionato, il tutto fa parte anche di un discorso relativo alle priorità che dovremo dare alla città, quindi riduzione sprechi e investimenti mirati sui grandi impianti e alternativamente anche tariffe più accessibili ai cittadini, ma anche tariffe anche più eque per alcuni concessionari del nostro patrimonio, sia quello sportivo che non sportivo. Abbiamo tantissimi casi, parliamo di residenziale, parliamo di commerciale, parliamo di sportivo, in cui qualche concessionario da tanti anni, da tanti decenni, paga 2 lire al comune. Ecco, sarà possibile anche aumentare il gettito nelle casse comunali riportando alla normalità queste tariffe. Signor Sindaco, buongiorno, Elena Polidori del Quotidiano Nazionale. Credo che per fare tutto questo tipo di investimenti e comunque rintracciare tutte queste, questo denaro per questi impianti, bisognerà anche nominare l'assessore al bilancio. Quando prevede di farlo? Molto presto. Grazie, ma molto presto ce l'aveva già detto, doveva essere il 20, poi che è successo? C'è qualche problema? Chi l'ha detto che doveva essere il 20? Io ho detto molto presto, a breve lo faremo. L'ha detto De Vito che doveva essere durante... A breve lo faremo. No ragazzi, è una conferenza stampa. Catapano. Buongiorno. Buongiorno. Volevo tornare sul tema olimpico, volevo capire se avete ritenuto più irricevibile il dossier che vi è stato presentato in questi mesi o avete ritenuto inidonei per voi come interlocutori per provare a immaginare un'Olimpiade non come sono state concepite finora Giovanni Malagò e Luca Di Montezemolo. Grazie. No, noi ragioniamo come sempre nel merito, non viene mai personalizzata la questione e quindi anche i soggetti che lei ha citato, quindi è proprio un discorso nel merito della questione olimpica, del progetto, sia dal punto di vista di sostenibilità economica e finanziaria, sia dal punto di vista strettamente urbanistico. Allora. Ugo Morelli, direttore responsabile del Corriere di Calabria, che è cartaceo e anche online. Che questo giornale si fa a Roma,
perché Roma è la più grande città della Calabria del mondo, lei può verificare che all'anagrafe del Comune di Roma abbiamo contato circa, soltanto i calabresi iscritti all'anagrafe sono 400.000 circa. Nel mondo non esiste una città della Calabria più grande di quella di Roma. Pertanto lei è anche il sindaco della Calabria di Roma. Auguri. È verità, non dico bugie. Vi prego di verificare. Poi lei non sa, io in Campidoglio già c'ero, perché collaboravo con il sindaco di Roma, senatore Ugo Vetere di Cosenza, e abbiamo fatto il primo gemellaggio tra il Lazio e la Calabria 1983. La domanda, chiedo scusa. Eh no, perché me l'hanno chiesto i calabresi di Roma. Se no non mi fanno ritornare vivo a casa. Guardi, passi anche la domanda, tanto allora, calabresi li abbiamo anche nel nostro staff, quindi li conosciamo. Sindaco, allora la domanda è questa, chiedo scusa della parentesi e l'ho chiusa. Se lei legge su internet, sui giornali, secondo me bisogna forse correggere l'informazione, la disinformazione o carenza di informazione. È stato scritto che per il Comune di Roma la realizzazione delle Olimpiadi, manifestazione a livello mondiale, è a costo zero. Lei prima ha detto che ci sono delle grosse, enormi spese per il Comune di Roma. Poiché la verità è una sola, qual è la verità? Poi, seconda domanda, il no sarà fatto con una delibera? Grazie, tanto è chiarissima la domanda, guardi. Non sono mai state realizzate, Olimpiadi in città a costo zero, mai. Ed è esposta a Roma, possiamo valutare invece danni per decine di miliardi. Salve, Menicucci, Corriere della Sera. Salve. Intanto così esprimo la soddisfazione di vederla finalmente in conferenza stampa dopo 3 mesi dalla sua elezione, era una cosa che i giornalisti attendevano da tempo. La domanda è questa, visto che un'amministrazione parla per atti ufficiali e non solo per conferenze stampa o per post su Facebook, porterete... Ci sono 2 atti fatti dall'amministrazione comunale a favore delle Olimpiadi, una mozione di giugno del 2015, voi votaste contro, ma l'Assemblea Capitolina la approvò. E poi credo ci sia stato... Siamo stati coerenti allora. Però c'è anche una continuità amministrativa, no? Certo. Quindi fino a che non c'è un'altra delibera, un'altra mozione, vale quella. E poi credo ci sia stato un atto confermativo da parte del prefetto commissario Tronca. Voi porterete in aula una contromozione per annullare quella che è stata votata, cioè annullerete quegli atti amministrativi e se sì con quali motivazioni, cioè cosa è cambiato rispetto ad allora? Rispondi tu, rispondo io. Sì, è esattamente così, è stata già depositata una mozione che rappresenta appunto l'impegno per il sindaco e la giunta di ritirare la candidatura per Roma 2024. È stato fatto in giornata oggi. Quindi diciamo che alla fine sarà l'Assemblea Capitolina, che è l'organo sovrano, quello democraticamente eletto dai cittadini romani, a esprimere una posizione al riguardo. Noi qui oggi vi abbiamo illustrato quella che è la nostra posizione politica. Se questa posizione politica sarà recepita dall'Aula, vi daremo corso con tutti gli atti conseguenti. Le motivazioni... È una sintesi di quanto ho visto fino adesso, è un'unica frase, poi insomma, la leggerete, è un atto pubblico comunque. Faccio io? Sì. Sono qui, Franco Bechis di Libero. Salve. Buongiorno. La domanda a questo punto la faccio al vice sindaco perché è più tecnica e ho visto che lascia rispondere lui. Grazie. Avete citato la prossimità dell'accordo, della firma dell'accordo con Tor Vergata per quell'area. Volevo capire se c'è qualcosa di più su quei contenuti e la dimensione finanziaria di quel che si vuol fare, cioè la grandezza più o meno di quel che si vuol fare per recuperare le vele lì.